Innanzitutto fate entrare il nostro ospite di oggi, per favore. Ecco, prego. Attenzione, il signor Axe è desiderato urgentemente. E allora? Non ci vuole a Rufio. E allora? Sì, perché diciamolo, tu imiti Rufio, non è? Io ormai, guarda, quando io sto con Rufio, sai, abbiamo lavorato insieme nel disco, dico, ma tu mi porti, cioè, è assurdo, come se mi si aprisse lo Stargate e mi esce la voce di qualche anno fa, perché un po', sai, la mia è cambiata rispetto a quello che fa lui, voi magari non ve ne accorgete dalla radio, ma non mi riesce più a dire, tipa, come fa lui. No, ma la tua voce è cambiata dal disco Tocca Qui. No, adesso, a parte, è diventata più acuta. Secondo te, per quale ragione è cambiata così tanto la tua voce? Perché sei maturato e fumato tante sigarette. Ma secondo me semplicemente ero così giovane che ancora non mi era scesa la balla. Sai quando c'è ancora la voce così da ragazzino? Quanti anni avevi il Tocca Qui? Eri 48. Ve l'ho inciso nel 90, credo, no? Nel 92 ho inciso il Tocca Qui, quindi avevo 20 anni. Sì. Avevi già i peli sul pube o...? Ma sai, cioè... Sono ancora nella mia adolescenza, 39 anni, scusa, pensa a 20, ero ancora un bambino praticamente. A proposito di avevo bambino... Avevo imparato a usare il bagno. Allora, innanzitutto Axe, grazie per avermi portato una copia dell'Axe del tuo nuovo disco, questo ragazzi è mio. Perché noi... Vabbè, ma voi ve lo scaricate, non so se ti faccio il fatto, la torre, io non ciullo della scrivania d'Alberto. No, è molto bella questa copia deluxe che contiene anche i DVD, scusa, il DVD con i video, giusto? Esatto, no, cioè il live dell'illegale tour, cioè proprio un DVD live con tutto l'immorale. È un vero peccato che si siano rigati sul DVD con questi CD, però vai tranquillo. Cosa avete fatto? Ho subito una domanda, ma si chiama illegale tour per quello che succede dopo nei camerini? No, anzi, purtroppo sai, nei camerini ormai non succede più niente. È vero, no? Però cosa? Si chiama illegale perché era durante il periodo del singolo Immorale, il ritornello diceva tutto quello immorale, tutto illegale. Ciò che mi viene è immorale o illegale. Minchia, le so tutte le canzoni. Hai visto? A questo proposito, sono anni che io sogno di fare una cosa con J-Ax, cioè mi vorrei fare una trombetta con J-Ax. Posso? Che problema c'è? Faccio una trombetta, vai, scusa. Vai. Visto che se ne parlando così, due botti me li faccio anch'io, posso? Prego, grazie. C'è dell'ironia nell'aria. Sì, che fra un po' diventa veramente così, Comunque, visto che hai parlato del fatto che sei ancora, ti senti ancora un bambino, sulla copertina del nuovo disco di Axe, che si chiama Meglio Prima, punto di domanda, tra parentesi, c'è una tua foto da bambino. Sì, avevo 7 anni poi. Minchia, non ti si. Guarda che sei cambiato dal disco. Hai detto minchia. Sì, lo so, scusa, hai detto minchia, chiedo scusa. No, ci sono delle persone che. Peggiorano una cifra crescendo, cioè. No, io non sto parlando né di miglioramento né di peggioramento, sto parlando di riconoscibilità. È riconoscibile Axe? No, assolutamente. No, sai cos'è? Il pizzetto a 7 anni. Sinceramente la fisionomia è cambiata in terza media quando mi sono spaccato il naso violentemente, quindi il naso non è stato più lo stesso, lì diciamo era un po' più. Come eri da bambino? A quest'età abbastanza introverso, poi mi sono lasciato andare dopo i 16 anni, così. Prima ero molto introverso, avevo sempre un amico Massimo. Immaginario. Salutiamolo, ciao Massimo! Non che si chiamava Massimo. Ciao Massimo! Un amico e altri quattro mezzi amici, però non sono mai stato uno da cumpa fino a più tardi, fino a quando ho scoperto Milano. Quando stavo. Cazzo la base del fotista. Che cazzo, mi metto anche a dirvi ste cose. Ma aprichi! Allora, 347-342-5220. In caso vogliate mandare un sms o una domanda per Axe, potremmo anche prendere una telefonata. So che tutti i tuoi attenti seguaci sono sintonizzati su Radio. Sì, li ho avvertiti stanotte. Ho saputo. Li ho avvertiti stanotte. Citofonando, tra l'altro. A questo proposito, c'è un episodio della tua infanzia che vorresti rimuovere? Sì, la prima volta che ti ho conosciuto. Non è l'infanzia. Allora, so che non si fa, però se tu dovessi sintetizzare questo disco in poche parole, poi sentiamo la canzone che dà il titolo all'album Meglio Prima.
Ma vorrei dire un disco più solare, ecco, allegro e però con grinta. Ballabile anche. Molto ballabile. Talmente solare che la confezione è trifacciale, vedi, infatti. Però aspetta, posso dirti come si balla questo disco, perché noi siamo vecchia scuola, Alberto, quindi voglio che questo disco si balli come una volta. Prima che si andasse in discoteca per beccare, sì. Quando uno diceva in disco ci vado per ballare, non so se vi ricordate, voi siete giovani. Io ballavo sul cubo. C'è stato un momento a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90 che si andava in discoteca per ballare, almeno noi ragazzi in provincia, e più ballavi e più eri figa, non dovevi guardare le donne, cioè io mi mettevo davanti allo specchio con la faccia seria verso me stesso, ballavo convinto della musica che stavo ascoltando. Ecco, io spero che questa sensazione venga trasmessa. Okay. Nel mio avrei voluto farlo anch'io, ma non mi hanno mai fatto entrare. A me neanche. Una parte. Lo sai che me mai. Andava andare in quelle tamarre come Studio Z o l'Otto Blues di Lodi, ragazzi. Il Dan di Milano, lì si entrava, dal Morros di Salò. Un jeans, una maglietta, un coltello, andavi tranquillo. A me non mi facevano entrare perché dimostravo meno anni di quelli che avevo. Sì. E stavo sempre fuori, ma guarda che. E questo è il 2004. Alla Bar Imperiale quest'estate l'ho dovuto fare entrare io. Esatto. Sì. Allora è arrivato il momento di sentire il disco e io mi auguro che tutti voi ascoltatori di Radio DJ siate davanti allo specchio con la faccia convinta, pronti per ballare. E sudare di brutto. Meglio prima! E allora! Vai bello! E allora J-Axel dovrà fare il speciale DJ! Era meglio prima, Alba? Ma non lo so, mi sa di no, eh. Quando la roba era made in Italy, non made in Cina. Oh.